Se dovessi scegliere il titolo di un libro per la sinistra che governa sia a Brescia che a Roma è come c'è il libro Uomini che odiano le donne, qua sarebbe Politici che odiano gli italiani. Questi si occupano della grande moschea a Milano, di far votare gli immigrati a Brescia, di far partecipare gli immigrati nei concorsi pubblici in Italia e degli italiani se ne fottono, anzi tassano pensioni, casa e risparmio, quindi è la grande truffa. Il 25 maggio c'è il Vaffa Day dedicato dalla Lega alla sinistra e quindi sarà in cabina elettorale per un'altra Europa e gli faremo ingoiare il loro euro con tutti i disastri che ne sono conseguiti. E nel piccolo Brescia è un esempio di politici che odiano gli italiani, che perdono il consenso bresciano e lo vogliono di importazione nordafricana. E quindi qua 1000 firme, il segretario è fin troppo modesto, qua ne dobbiamo pigliare almeno 10.000 di firme per dire che il sindaco di Brescia e i quartieri di Brescia vengono governati dai cittadini italiani, punto. Così come a Milano pare che l'emergenza sia avere una moschea per l'Expo, l'emergenza è ridare lavoro agli italiani, punto. E il 29 e 30 marzo ci saranno almeno 2.000 gazebo in tutta Italia, da nord a sud, e quindi Brescia città farà la sua parte per raccolta firme per alcuni referendum. Due su tutti legati anche a Brescia al lavoro: uno, la cancellazione della riforma Fornero sulle pensioni; due, la cancellazione della legge Merlin per togliere dalle strade, regolamentare e tassare la prostituzione. E quindi il referendum locale bresciano entrerà in questo contesto di un paese più normale. Detto questo, a un anno di distanza mi sembra che l'effetto sinistra su Brescia sia come l'effetto Pisapia su Milano, ovvero sia una serie di tasse, di sfighe e nulla più. Purtroppo il centrodestra ha commesso i suoi errori e quindi ci prepariamo a fare un'opposizione intelligente, costruttiva e a rivincere fra 5 anni. E cosa temete di più del voto agli immigrati? Non si tratta in realtà di una... è una paura politica la vostra? No, è la paura di una sostituzione in corso. Gli italiani non fanno più figli, allora c'è bisogno degli immigrati. Gli italiani non fanno più certi lavori, allora c'è bisogno degli immigrati. Palle, perché gli italiani se pagati adeguatamente i figli li farebbero e certi lavori li farebbero. Il diritto di voto è una delle ultime peculiarità della cittadinanza italiana. Per il resto vale poco altro. Se la vendiamo su eBay, se ci danno 10 euro è tanto. Quindi se togli anche uno degli ultimi diritti legati alla cittadinanza, che è il voto, e allora tanto vale espatriare e andare noi a Lampedusa e andare a cercare fortuna altrove. Quindi se la cittadinanza ha ancora un senso, il diritto di voto è legato a questo senso. Altrimenti ce lo dicano, essere cittadini non conta un fico secco, basta saperlo e ne trarremo le conseguenze. Si parla di politiche per l'integrazione, forse non è questo il modo per regolare. L'integrazione non si fa per decreto e infatti il ministro Chienge è stato cancellato dal governo Renzi. Noi abbiamo detto per un anno che era un ministro inutile e un ministero inutile. Vorrei che il PD mi spiegasse perché per un anno hanno menato il torrone con la Chienghe, che poi è sparita nell'arco di un quarto d'ora. Evidentemente avevamo ragione noi. O Renzi è razzista o avevamo ragione noi. L'integrazione si fa col tempo, con fatica, con la casa, col lavoro, non regalando il diritto di voto che è arrivato ieri mattina. Oggi inaugurate due serie della Lega, allora la Lega è ancora forte. Non so quanti altri, gli altri partiti chiudono. Noi oggi apriamo in provincia di Brescia Coccaglio e Ghedi e incontriamo una marea di gente incazzata, perché Renzi è un venditore tarocco di pentole bucate, perché promette 80 euro in cambio tassa i risparmi, le pensioni e la casa. Sono buono anch'io di regalare 80 euro fottendo i risparmi di chi ha lavorato per una vita. Non è così che si governa. A me a Bruxelles interessa esserci, perché a differenza di 5 anni fa, dove abbiamo preso tanti voti ma in Europa eravamo da soli, questa volta potremo prendere qualche voto in meno ma in Europa saremo in un gruppo con le palle, perché saremo con la Le Pen, saremo con gli austriaci, saremo con gli olandesi, con gli svedesi, con i fiamminghi. Quindi questo giro eravamo in Europa a fare testimonianze e a votare contro i disastri sull'agricoltura, sul commercio, sull'eliminazione dei dazi. Adesso, se i numeri sono quelli che si legge, torniamo a Bruxelles in 50 o 60, però per ribaltare il tavolo, perché se i sondaggi sono quelli che sono... ieri ci siamo trovati a Strasburgo con la Le Pen e con gli altri, il nome è probabilmente Alleanza per una libera Europa, e quindi noi vogliamo un'altra Europa. Verremo anche a Brescia con una tappa del Basta Euro Tour e ormai la gente sta capendo che l'unico modo per salvare i risparmi è uscire dall'euro, l'unico modo per rilanciare il lavoro è uscire dall'euro.
e quindi 5 anni fa abbiamo preso tanti voti, ma eravamo quasi da soli. Questa volta potrebbe andarmi bene prendere meno voti, esserci, ma far parte di un gruppo che farà fuoco e fiamme. Sembra che altri partiti adesso siano contro l'euro, a partire dai 5 Stelle. Ma no, i 5 Stelle, Grillo e Casaleggio hanno detto che non hanno mai detto di uscire dall'euro e Casaleggio ha detto che fuori dall'euro non si risolvono i problemi. Siamo partiti da soli, ci prendevano per matti. No, l'euro non si può toccare, un casino, la casa non vale più niente, i mutui, le pensioni. Noi abbiamo documentato, non so se qua c'è il libretto, arriverà in centinaia di migliaia di copie e c'è un sito iper scaricato, iper frequentato, bastaeuro.org, che documenta come fuori dall'euro riparte il lavoro, riparte la speranza. Adesso ci sono intellettuali, economisti, ex ministri che ci danno ragione, che uscire dall'euro si può. Bene, Grillo ha scoperto il federalismo, l'indipendenza e le macroregioni, va bene, non sono geloso delle nostre buone idee, quindi se facciamo scuola e gli altri ci seguono va bene.